Per Cuore Giallo Blu e a Tutto Basket, abbiamo il piacere di parlare con Bruttini. La partita, il derby tra Casale e Torino, è finita da pochi secondi, una partita combattutissima, fino all'ultimo minuto c'era ancora tanta vita. Sì, tanta vita, anche se siamo stati tutta la partita a rincorrere, e contro una squadra come Torino è difficile, anche se poi arrivi lì alla fine hanno giocatori d'esperienza, maggiore esperienza della nostra, e abbiamo pagato la rincorsa e questa differenza qua. Per Casale, direi, permettimi, poi magari mi dici il contrario, un campionato comunque positivo per come era iniziato, poi la squadra è andata oltre le aspettative, una squadra che ha combattuto veramente contro tutti, stasera l'ha dimostrato per l'ennesima volta, a questo punto il bicchiere è mezzo pieno. Ma ora come ora ti direi che è mezzo vuoto, perché comunque l'ambizione di guardare più in alto c'era ancora e continua ad esserci. Poi magari sì, a mente fredda hai ragione te, insomma, per come era iniziata, per come si era messa, si può valutare, insomma, come molto positiva la nostra stagione. E la tua stagione, che venivi da una stagione, diciamo, con pochi minuti, hai fatto vedere a tutti quello, le buone prospettive che avevi da Bologna, così, insomma, Bruttini è tornato di grande livello in questa seconda serie. Sì, anch'io ho avuto difficoltà a inizio stagione, poi mi sono ripreso e niente, sono abbastanza contento del mio campionato, ancora non è finita, mancano tre partite, vogliamo onorare nel migliore dei modi quello che manca da qui alla fine. Bocca al lupo allora, puoi fare gli scongiuri, sei inquadrato solo in alto. Grazie, Repi. Grazie. Per Cuore Giallo Blu è Tutto Basket, amato, qua si parla tanto di talento in questo campionato, di giovani, qui ci sono entrambi. No, ti ringrazio, ma troppo gentile, parlando della partita... Ci è scappata subito di mano, siamo subito meno 10, non siamo mai riusciti a ricucire il gap. Peccato alla fine siamo arrivati a meno 3, non abbiamo avuto il coraggio e magari la fortuna di segnare il tiro piazzato con Dillard per il pareggio, e lì ci è scivolata via con la tripla di Sandri, è stato bravissimo, è stato freddissimo. C'è stato un break anche di Casale firmato da te, con una recuperata, un canestro in contropiede, oggi hai dato il tuo consueto apporto, prima esperienza senior in un campionato difficile, in una squadra costruita per fare un campionato difficile, invece un campionato bellissimo sta facendo Casale, state dando tutti un contributo che forse si aspettava Griccioli. No, io sono contento, ringrazio Casale per l'opportunità che mi ha dato, spero di star giocando come le aspettative. E il campionato sta andando bene, puntavamo magari ai playoff, adesso è un po' più difficile, peccato, e niente. Ricordiamo magari per chi non individuasse subito il viso, Amato, giocatore messo in luce l'anno scorso nei giovanili, nella Armani Jeans, la casa madre è Armani Jeans, hai ricevuto telefonate da papà, inteso come Armani? No, però... Per l'anno prossimo. Diciamo. Ah, per l'anno prossimo? No, diciamo di no, dai. Quindi già ha imparato anche a essere politicamente corretto, ti faccio tanti auguri e complimenti. Crepi, grazie.